Ho un Gastodon livello 30, un Graveler quasi livello 30. Ho fatto evolvere Cyndaquil, Bidoof, Starly, Shinx e ho catturato un sacco di Pokémon. Vediamo se il gioco è bilanciato, perché io ho fatto tutta questa roba qua, ma non so se mi sono messo estremamente in vantaggio e d'ora in avanti romperò tutto. Ora si vede! Shario! Prima cosa che voglio andare a fare oggi, che è molto importante, è di finalmente dare un nome al nostro Quilava. Per il momento lui è l'unico Pokémon che penso di continuare a utilizzare per il resto dell'avventura, quindi sarà il primo Pokémon a cui diamo un soprannome. Lo andremo a chiamare Socandro. Vai, Socandro sarà il nome del nostro Quilava che si evolverà poi in Typhlosion. Il nostro bellissimo Socandro. E visto che possiamo far evolvere Bidoof, otteniamo pure a questo punto qua un Bibarel. Così siamo ancora più avanti con l'evoluzione e tutto il resto. Quanto è figa questa animazione qua. Non c'è motivo di avere un'animazione così figa per un Bidoof. Siamo onesti. L'abbiamo evoluto. Bibarel può usare una nuova mossa. Tra l'altro, guardiamo un secondo gli oggetti che abbiamo trovato di nuovi. Sabbia impegno, misteriosa. Quanto ho ottenuta? Misteriosa sabbia che aumenta il livello di impegno di un Pokémon. Può essere utilizzata su Pokémon con un livello di impegno tra 0 e 2. Impegno, scusami, è la... Esatto. Quindi quello lì è l'impegno. Quando abbiamo trovato sempre vicino alle statistiche, tipo 1, 2 o 0, significa impegno. Se ti metto 1 in più a velocità e l'impegno nella velocità, vuol dire che 2 in avanti, quando farà il level up, guadagnerà più punti in velocità e diventerà più forte in quella caratteristica. Se è così, è comunque un nuovo modo di fare le cose che è davvero interessante. Adesso devo capire che se i nostri 6.000 poche dollari sono tanti o sono pochi. Devo capire questa cosa qua perché è molto importante. Potrebbe esserci un'economia del gioco completamente differente rispetto agli altri. Negli altri devi spendere 100.000 per un vestito, forse qua è solo 1.000. In quel caso avere 8.000 vorrebbe dire essere molto ricchi. Un po' la classica inflazione che succede solitamente con il passare del tempo. Classica cosa. Ci starebbe, eh? Mi scusi, ho un Gastodon che può distruggere la città. Mi aumenta di rango? Fammi controllare il tuo Pokédex. È un bel Pokédex. È chiaramente un bel Pokédex. Hai fatto notevoli progressi. Meriti un aumento di rango. Sei ufficialmente promossa al rango membro monostella del Team Galassia. Quanti ranghi sono? 10 ranghi in totale, ok. Chissà se posso già in automatico fare rango 2, dubito, però sarebbe carino. Ora puoi usare le Peso Ball. I Pokémon fino a livello 20 seguiranno sempre le tue indicazioni. Ah, quindi io in realtà il mio Socandro stavo per renderlo completamente fuori controllo? Ci avevo pensato in realtà un episodio dell'altro. Non avrebbe senso per bilanciare il gioco e per permettere comunque al giocatore di divertirsi come vuole con le meccaniche e roba simile, mantenere comunque un sistema dove se fai progressi nella storia i Pokémon ti ascoltano al livello che ti dice il gioco. Ma sarebbe anche carino che se io avessi casomai il mio starter Socandro a livello 25, anche i Pokémon selvatici ti ascoltano fino a livello 25. Perché il tuo starter non puoi catturarle e ottenerlo a livello 47. Lo puoi soltanto allevare te di tuo. Quindi sarebbe carino se i Pokémon selvatici ti potessero ascoltare fino a che hai lo starter di livello più alto. E in più anche tenere una meccanica del genere. Sarebbe simpatico. Non credo che ci sia, ma sarebbe simpatico. Inoltre riceverai ricompense più generose ogni volta che fai rapporto sulle tue ricerche. Quindi fare tutte quelle ricerche così presto non è il massimo, perché dopo ti danno dei premi più alti. Prendi anche queste ricette, ti saranno utili per creare strumenti. Dammi... Ah, ricetta per la Peso Ball. Una bacca e un ciottolo nero che ancora ci manca. Revitalizzante, richiederà un Revital Boccio e due porri. Ha senso. E basta. È sorprendente come una forestiera piombata giù dal cielo come te riesca a sopravvivere in questa terra selvaggia. Ciò dimostra il tuo innato talento, oltre che il tuo impegno. La gente tende a diffidare di ciò che non le è familiare. Tuttavia, avanzando di rango, persino una sconosciuta caduta dal cielo come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri. È l'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio. Inoltre, avanzando di rango, potrai usare nuovi tipi di Pokéball e ottenere ricompense maggiori. Prima missione del gioco e ci ho speso una roba come un'ora e mezza. Per oggi è tutto. Va a rifocillarti alla tovaglia di lino e riposa. Per oggi sì che è tutto. Chiavie, my dear! Bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione. Quando si festeggia anche i soliti mochi di patate mi sembra deliziosi. Ah, parlando d'altro, hai accettato la richiesta di Suguru? È una gioco di parole tipo sagma? Spero di no. La gente del villaggio non sa assolutamente nulla sui Pokémon. E quando sorgono problemi, è compito nostro capire come risolverli. In pratica,
In materia di Pokémon siamo dei sottofare. Per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri o controllare la lavagna che c'è nel mio studio. A questo proposito dimmi, Luca, di cosa trattava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto? Credo che sia meglio che se ne occupi Gravier. Ci vuole qualcuno portato per le lotte Pokémon. Se non sbaglio, nella richiesta di... Ah! La signorina Riza del Team Diamante. Team Diamante? Il Team Diamante era già stanziato in queste terre ben prima dell'arrivo del Team Galassia. Con un po' di buona diplomazia potrebbero fornirci preziose informazioni sui Pokémon. Ma se ne riparlerà domani. Per oggi direi di andare a letto. Good night, dear. Il giorno dopo. Quel portale pensavo che prima o poi scomparisse, invece rimane. Ehi, Gravier! Avresti 2 minuti prima di incontrare Riza? Voglio vedere come te la cavi nelle lotte. Posso cambiare i Pokémon del mio team? Non è che ti distruggo, però posso cambiare i Pokémon del mio team? Ti aspetto all'area allenamento, allora. Se hai catturato tanti Pokémon, ricordati che puoi andare al pascolo per scegliere quali portare con te. Ok, perfetto, me l'ha spiegato lui. Luca? Ti massacro. Ok, andiamo a prendere gli altri nostri Pokémon. Che tra l'altro compaiono qua. C'è il Drifloon, c'è lo Staravia. Carino che alcuni Pokémon possono anche comparire e vedersi sin da qua. Un po' statici. Ho paura che facciano soltanto questo. E tra l'altro anche vedere onestamente gli Staravia sempre in volo non è il massimo. Dovrebbero essere un po' più come Starly. Comunque hanno già fatto delle animazioni molto più buone in questo gioco qua. Quindi piano piano. Piano piano. Molto piano. Molto piano. Piano piano. Al pascolo ci si prende cura dei Pokémon che hai catturato. Inoltre potrai anche riorganizzare la tua squadra. Vuoi lasciare qualche Pokémon qui con me? Non so perché c'è questa voce qua. Me lo chiedo anche io onestamente. Per quanto dubito che mi andrà ad ascoltare, io voglio provare a utilizzare Gastrodon. Quindi mettiamo Gastrodon al posto di uno Shinx, che non mi serve. E se dovessi scegliere un altro Pokémon da utilizzare, potremmo far evolvere un Wurmple in qualcosa che non sia un Silcoon, volendo. Quello lo possiamo fare. E in ogni caso dobbiamo pure portare un Wurmple a quello che ci ha fatto la richiesta. Quindi andiamogli a portare. Eccoti qua, ti ho portato il Wurmple. Hai un Wurmple da darmi? Ah, mi fa pure vedere dal pascolo. Non devo per forza metterlo nel team, ok. Ci sta, è comodo, però non ne ero sicuro. Me ne hai davvero portato uno? Sei proprio in gamba, come dicono. Allora, diamo subito un nome a questo piccolo Wurmple. Un giorno diventerà uno splendido Beautyfly. Gli ci vuole un nome appropriato. Kravink. Beautino, Beautilio o Beautyberto? Qual è che ti suona meglio? Kravink! Fanno tutti schifo! Beautyberto. Lo chiameremo Beautyberto. Vedrai, mi prenderò cura di Ah, te lo regalo? Lo farò diventare un magnifico Beautyfly. Ah, te lo regalo? Pensavo di fartelo vedere basta come avevo fatto con lo Shinx. E invece, glielo regalo. E mi ha dato del miele luccicante. Bene. Prendiamo Wurmple. Adesso ce l'abbiamo di nuovo. Non pensavo di regalarglielo. Andiamo allora nella zona d'allenamento là in fondo. Luca, sei pronto a essere ribaltato come un calzino? Scusa ancora per averti trattenuta. Sarò schietto con te. Che c'è? Io di lottare non ne so proprio capace. Pure io ho un compagno, visto che faccio parte della squadra di ricerca. Però... Hai un Pokémon? Chiaro. Guarda bene, questo è il mio compagno. E non dice Pikachu! Chissà perché sono tornati indietro sulla loro scelta. Ah, io preferisco così personalmente, però chissà perché. E poi, onestamente, non pensi anche tu che i Pokémon siano spaventosi? Dai, come fa questo coso a me... Dai, come fa questo coso a emettere elettricità? Guarda che guance faccio cose. Pica! Ma quando ho visto voi due mettercela tutta per completare gli incarichi Pokédex, ho capito che devo fare altrettanto. Altrimenti che ci sto a fare nella squadra di ricerca? E per riuscirci, il primo passo è sfidarti in una lotta. Non dice più Pikachu. Come Eevee. Come Eevee. Interessante. Ha un solo Pokémon ovviamente. E di che livello è il tuo Pokémon? Vai Soccandro. Quanto sei bello Soccandro. Let's go. Let's go. Picchia il Pikachu. Picchia il Pikachu. È di livello 9. Poverino, è di livello 9. Ok. Allora. Ruota fuoco. Vediamo l'animazione. Ma che figo. Sono molto più belle le animazioni adesso. Povero. Luca ha traumatizzato la vita dopo questo combattimento. Accidenti. Tu e i tuoi Pokémon vi capite proprio al volo, eh. Quanti quality of life ci sono? Incredibile. Incredibile. Vedendo come vi muovete, sembra proprio che lottare non vi spaventi per niente. Ma noi non saremo da meno, vero Pikachu? Pia. Ah, cominciamo bene. Devi sapere che non lo faccio mai uscire dalla sua Pokéball, perché ho paura che mi salti addosso come tutti gli altri. Forse per prima cosa dovrei pensare a diventare suo amico, eh. A proposito di lotte, il professore mi ha spiegato che i Pokémon hanno vari tipi e che da questi dipende chi è vantaggio o svantaggio durante la lotta.
Ad esempio, non so se lo sapevi, ma il mio Pikachu è di tipo elettro. No! Hanno fatto la tabella! I Pokémon e le loro mosse hanno determinati tipi. Il rapporto tra questi tipi influisce sui danni subiti dai Pokémon, rendendo le mosse super efficaci, non molto efficaci, eccetera. Qua non si vede tutto, perché manca comunque ancora una parte. Però che figo! Che figo! Dove posso vedere lo tabellone? Allora, sei tu il nuovo recluta di cui parlano tutti? Oh, salve! Io sono la Pille e sono a capo della squadra di vigilanza. Non mi ricordo te come design. Ti ho visto lottare, devo dire che hai stoffa. Ma vorrei darti qualche dritta se non ti dispiace. Dovresti portarti i Pokémon del livello dell'avversario, tecnicamente. Così c'è una vera lotta. Quella sembrava più bullismo che una lotta. La caposquadra della Pilla è ammaestra di un antico stile di arti marziali Pokémon. Apprendendo a fondo i segreti delle mosse, è possibile cambiarne le caratteristiche con l'uso di tecniche diverse. La prima di esse è la cosiddetta tecnica potente. Le mosse sferrate usando questa tecnica sono più potenti, ma l'azione seguente sarà più lenta. La seconda è la tecnica rapida. Le mosse sferrate con questa tecnica sono meno efficaci, ma l'azione seguente sarà più rapida. Se usata al momento giusto, questa tecnica può persino permettere di sferrare due mosse prima che l'avversario abbia mosso un dito. Tecnica rapida, tecnica potente, mosse normali. Puoi decidere liberamente selezionando sinistra o destra. Lo so, l'ho già capito, però grazie. L'ho capito, thank you. Ah, un'ultima cosa. Se vuoi insegnare delle mosse fortissime ai tuoi Pokémon, fammi un fischio. Beh, hai visto? Abbiamo imparato qualcosa di utile prima di incontrare Risa. Abbiamo appuntamento con lei ai piedi del colle Ambizione, quindi corri a prepararti. E con prepararti, intendo che dovresti scegliere quali Pokémon portare con te e quali mosse fargli imparare. Non ti preoccupare. C'ho un Gastrodon al 30, credo che siamo a posto. Ok, dov'è lei? Ecco qua. Cosa mi insegni? All'area allenamento puoi insegnare mosse ai Pokémon o far sì che le padroneggino. Ehi là, giovane ricercatrice, di cosa hai bisogno? Insegnare una mossa. Scegli un Pokémon. Soccandro. Seleziona. Posso insegnargli Spaccaroccia, Arassalto? Va bene. Solo queste o cambia in base al Pokémon? Cambia in base al Pokémon. Rugodenti, Gelodenti, Comete, Riposo, Occhioni Teneri. Oh mio Dio, è importantissima questa cosa qua. Che figo. Levito roccia. Potenza 40? Chi la usa lancia una raffica di roccia sul bersaglio. I frammenti di roccia sparsi nei dintorni infliggono ripetutamente danni al bersaglio. Ovviamente funziona in modo diverso perché gli scontri contro gli allenatori sono molto meno frequenti. Quindi anche una mossa come levita roccia deve essere modificata per avere un effetto differente durante la battaglia. Ha senso. Mi torna, ci sta. Ok, thank you. Grazie delle informazioni, molto interessante anche questo. Finalmente c'è stato un rework generale del gioco che sembra stia portando dei vantaggi e dei miglioramenti sotto diversi punti di vista al gioco. Le cose mi ispirano davvero molto per adesso. E ora torniamo a la base della Landa. Eccoci qua. Boom! Ebbene, ti ho spaventata? Scommetto di sì. Te lo leggo negli occhi. Beh, era proprio quello il mio intento, d'altronde. Prestami orecchio per un istante. Vorrei parlare di una tecnica segreta per catturare i Pokémon. Prenderli da dietro. Colpo alle spalle. Colpisci un Pokémon alle spalle con una Pokéball e rimarrà attontito. I Pokémon colti di sorpresa in questo modo saranno più facili da catturare e si ritroveranno in svantaggio se affrontati in una lotta. Colpo alle spalle. Aumenta la probabilità di catturarlo e ti permette di coglierlo di sorpresa nel caso di una lotta. Perfetto, è quello che stavo già facendo. Arricchire il Pokédex per la squadra di ricerca significa avere la possibilità di imbattersi in ogni singolo Pokémon di Hisui. Per quanto mi riguarda, attenderò col fiato sospeso il giorno in cui porterai a compimento questa tua grande opera. Ok, grazie. Ora devo incontrare il nuovo personaggio che sarà là al ponte. E ora possiamo andare oltre il ponte, possiamo andare più avanti, immagino. Ci dovremmo essere ora, no? Possiamo andare oltre, possiamo raggiungere quello là. La zona oltre il ponte pulla di Pokémon molto pericolosi. Devi avere almeno il rango monostella per... Ah, aspetta. Hai il rango giusto per passare. Vedi di stare in campana. E se si mette male, vai in un posto sicuro e ripositi. E lui è il nuovo personaggio. O la nuova personaggio. Ehi, perdi qua. Questa è Gravier. Toh, una faccia nuova. Non che faccia gran differenza per me. Se sei qui, vuol dire che puoi aiutarmi, no? Sono Risa, un capitano del team Diamante. Suppongo che prima o poi bisognerà spiegarti un po' di cose sui capitani e sul team Diamante. Altrimenti, sai che risate. Ma ora veniamo al punto. Non l'ha commentato neanche. C'è una cosa che vorrei che sistemassi subito per me. Come te la cavi con i Pokémon? Credi di essere capace di affrontarli? Oh, se vuoi fare una lotta,
Ho un Gastodon al 31. Ah, meno male. Quei principianti della vostra squadra di vigilanza sono stati totalmente inutili. Questo è il mio compagno Munchlax. Io e lui siamo praticamente cresciuti insieme. Non ho bisogno di infilare una palla ridicola come fate voi per farlo lottare al mio fianco. Ok. Quindi loro non credono nelle... Oh! Loro non credono nelle Pokéball e utilizzarle per allenare i Pokémon. A che livello è? Al 10. Let's go! Picchialo! Picchialo! Luxio non è neanche il mio Pokémon più forte, ma... posso fare un attacco rapido e anche se non lo sconfiggo, dopo ho due turni consecutivi. Quindi, vediamo. Io ho fatto pochissimo. Va bene così, perché adesso io faccio due turni di seguito. E con questi due turni qua io faccio Fulmindenti. Nice. Bel danno, ci sta, ci sta. E poi posso fare... onestamente è comunque più forte Fulmindenti. Quindi continuo con Fulmindenti. Perfetto. Oh, pensare così alle lotte è davvero più interessante. E possiamo far evolvere Wurmple, perfetto. Munch. Hai battuto il mio Munchlax, pensa un po'. Sei pieno di risorse tu. Ora, rimetto in sesto i Pokémon che hanno lottato. Mi hai colpito una volta. E in aggiunta, ho anche qualcosa da darti. Voi del Team Gas avete il pallino del fai da te, no? Allora, ecco dei materiali per te. Revital Bocci. Ah, ci ho già. Tu e i tuoi Pokémon siete davvero affiatati. Mi hai molto colpita. Mi ricordi il grande eroe di cui si parlava nelle leggende che mi raccontavano da piccola? Attenzione! Si parla addirittura di quella roba lì in questo gioco? Se sì, molto bene. Ho deciso. Ti affido il compito di sistemare quel Pokémon Alpha che infesta l'altura Gran Corno. Sai cos'è un Pokémon Alpha, no? È un Pokémon enorme, molto più grande del normale. Beh, allora vieni sull'altura Gran Corno? Sai dov'è, giusto? Se no, sai le risate. L'Archeos Phone sta reagendo a qualcosa. Quel tuo strano cosa lì sembra stia indicando la strada da prendere. Interessante la tua mappa. Sarà un'altra diavoleria tecnologica del Team Galassia. La mappa indica la direzione giusta. L'altura Gran Corno è da quella parte. Allora lascio fare a te. Di sicuro non avrai grossi problemi ad affrontare quell'alfa. Il nuovo acquisto della squadra di ricerca a stoffa. Meno male. Se no, sei le risate. Dì un po'. Tu conosci il Sommo Sinnoh, vero? Il Sommo che? Non lo conosci? Ti aggiorno io. Il Sommo Sinnoh, dominando il tempo... Wow, 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 wow. Dominando il tempo, plasmò l'universo. Dominando il tempo, nacque così la terra di Isui, dove oggi vivono i Pokémon. Noi del Team Diamante siamo i discendenti di coloro che, attraversando il mare, giunsero a Isui... per venerare l'onnipotenza del Sommo Sinnoh. Aspetta, 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 aspetta. Tuttavia, si narra che il Sommo Sinnoh decise di occultare la sua presenza. Pare che non si palesi all'anima viva ormai da tempo immemorabile. Ancora oggi esistono dei Pokémon legati al Sommo Sinnoh e il compito di noi capitani è prenderci cura di loro. Uno di loro si trova sull'altura Gran Corno. In lui scorre il sangue di uno dei Pokémon protetti dal Sommo Sinnoh. Seguimi, è ora di andare. Aspetta, aspetta, aspetta. Uno, hanno viaggiato per il mare per arrivare fino a qua. Gli abitanti di Sinnoh sono l'originale popolo del mare. E il Sommo Sinnoh, lei ha specificato, controllava il tempo. Quindi, essendo del Team Diamante, lei si riferisce, penso, a Dialga. Come da sempre c'è sempre stato... credo ci sia una confusione tra Dialga e Palkia e vedono loro come il dio che ha creato tutto e ogni cosa, quando in realtà è Archeos. Quindi immagino che per il Team Diamante il Sommo Sinnoh sia Dialga, mentre per il Team Perla il Sommo Sinnoh sia Palkia. E il sangue della creatura creata dal Sommo Sinnoh, che cosa si riferisce? Si riferisce a Dialga e Palkia? In realtà la descrizione del Sommo Sinnoh è realmente Archeos? O è qualcosa che ancora non conosciamo? Vi giuro, io non pensavo parlassimo di questa roba qua. Ha pure menzionato il guerriero delle leggende, quello che si narra che stava andando in giro e uccideva i Pokémon. Che penso fosse più che altro in realtà un... come storia all'epoca. Non credo fosse proprio un vero e proprio uccidere i Pokémon. Credo che fosse più che altro un... paragone della relazione tra esseri umani e Pokémon. Ah, sì, si può evolvere Wurmple, nel frattempo facciamolo. Ma io non ci credo. Cioè, se iniziamo così, siamo alla terza missione vera e propria. Se iniziamo così, dove andiamo a finire?
Se iniziamo così, dove andiamo a finire? Oh, è nuovo, perfetto. Si è evoluto in Cascoon. Avevo soltanto Silcoon, quindi Cascoon è quello che mi mancava. Era esattamente quello che volevo, perfetto. Nice. E così, mentre andiamo avanti, facciamo progressi. Ora Geodude! Geodude è nuovo. Abbiamo già Graveler, ma mi serve comunque anche Geodude. Vai! Entra! Entra! Let's go, è entrato. Perfetto, nuovo Pokémon preso. Ah, no, ok, mi sta attaccando, mi sta attaccando, mi sta attaccando. Per il momento però mi sembra che i Pokémon siano davvero poco pericolosi, eh. Perché, oh no! Oh no! Cioè, è pochissimo davvero aggressivo. Ci vuole davvero poco per gestirlo. Però, va bene. Combattiamolo. Esplodilo. Ah, non obbedisce. Giusto. Ha senso. Mi ha attaccato anche l'altro Geodude? Oh mio Dio! Sono due Geodude contemporaneamente! Ho fatto attivare per sbaglio una battaglia con entrambi. Oh! Non sapevo potesse succedere. Attenzione! Possono attaccarmi in gruppo, ma non sto mirando a lui, perché lui non fa parte del combattimento per adesso. Wow, ok, interessantissimo. Ti prego, non ho mosse efficaci contro di loro. Oh, grazie al cielo. Grazie al cielo. Via un Geodude, è tempo di fare l'altro. E non aveva vigore. Interessante questo. Vai, catturalo. Prendilo. Gotta catch em all. No, aspetta, aspetta. Ho notato una cosa. In alto a destra. È il modo in cui facevo i menu. Vi ricordate spada e scudo che facevo così i menu del mio team? Mi hanno copiato. C'è questa donna che chiede sempre il bonifico. Dove va il bonifico a me? Mi frega tutte le idee. Te Starly, scappa da me Starly. Devi avere paura. Devi avere paura. Scappa da me Starly. Scappa da me Starly. Devi avere paura. Devi avere paura Starly. Devi scappare da me. Ok, non scappa. Capito. Andiamo avanti. Altro Geodude. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, ci sono delle rovine. Cosa rappresentano questi qua? Oh, 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 aspetta. So cosa rappresentano. Questo è Dialga. So cosa rappresentano. Questo è Dialga. Sono rovine di Dialga? Aspetta. Risa, dove cavolo mi stai portando? Guarda, guarda. Non è il professore del tuo villaggio quello? Meno male, giusto in tempo. In qualità di studioso di Pokémon, non potevo mancare di osservare un Pokémon alfa con i miei occhi. Se è questo tuo lavoro, mi pare giusto. Basta che non ci stai in mezzo ai piedi. Dov'è? E qua non vedo nulla. L'altura Gran Corno. Qui venivamo a depositare le offerte votive per i Pokémon discendenti dei protetti del Sommo Sinno. Dei protetti del Sommo Sinno? Dele, dele, e lui non è uno dei discendenti. Quello lì è venuto qui solo perché ha problemi. Quanto sei bello, Cricketot! Good gracious! Quel Pokémon è immenso! Quindi sono fatti così quei Pokémon spaventosi che chiamano Alpha? Precisamente. I Pokémon Alpha sono enormi e molto forti. Senza contare che conoscono mosse particolari che ti rendono la vita difficile. Gavier, sii prudente. Le dimensioni possono essere una temibile arma di per sé. Questo Pokémon avrà di certo una potenza e una resistenza fisica fuori dal comune. Se decidi di affrontarlo comunque, assicurati di avere i Pokémon giusti con te. E fa sì che conoscano delle mosse potenti. I Pokémon a cui brillano gli occhi di rosso sono noti come esemplari Alpha. Sono più grandi del normale e conoscono mosse insolite. Catturarli non è un'impresa facile. Essendo Cricketot un coleottero, è il tempo di utilizzare il nostro Soccandro. Quindi... posso colpirlo da dietro per avere un vantaggio o no? Bam! Devo interagirci con lui normalmente. Non posso attaccarlo in questo modo qua. Sì, non posso mirarlo. Ok. Volevo essere in vantaggio! Vediamo. Vai, Soccandro. Livello 12. Si sta caricando di potenza. Usare assalto. Ok, 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 ok. Buono. Siamo comunque noi in vantaggio per adesso. Vediamo le sue caratteristiche. Potenza selvatica. Tutte le statistiche dei Pokémon aumentano. Inoltre, diminuiscono i danni subiti in seguito a ogni azione, come ad esempio quelli causati da veleno o frammenti. Ha senso, così non puoi cisare le boss fight con... tossina. Mi torna. Mi va bene come cosa. Ora però, ha attaccato lui per primo... ho un modo di avere un estremo vantaggio
oppure no? Se faccio un braciere attacco rapido, posso dopo utilizzare una ruota fuoco e in questo modo qua fargli molti più danni. Addio! Addio Cricketot! Addio Cricketot! Ho massacrato! Patapim! Ipotizzo che non potevo catturarlo. Forse dovevo controllare. Davvero impressionante, lo ammetto. Se penso che sei riuscito a domare un alfa, mi sembri proprio un'eroina leggendaria. Ora, bisognerà rimettere in sesto i Pokémon che hanno lottato al tuo fianco. Vabbè, no. Sì, mi ha colpito una volta. Che succede? Oh! Che brutto che sei. Mi fa cagare Stantler nuovo. L'altissimo Weirdir. Ah, aspetta! I Pokémon che hanno ereditato il sangue, quel cacchio che ha detto, sono probabilmente quelli che andiamo a cavalcare, perché sono quelli che ci aiuteranno nella missione, stessa missione che vuole che completiamo Arceus stesso. Quindi Weirdir. Oh, addirittura. Guarda Gravier con occhi benevoli. Che grande onore. Puoi essere fiero di te. Ti sei guadagnata le simpatie dell'altissimo Weirdir. E non è così da poco, visto che in groppa a questo Pokémon puoi attraversare tutta Isui. Weirdir si lascia cavalcare dagli umani. Amazing! Proprio come il famoso Poké Passaggio di Alola. C'era già il Poké Passaggio di Alola, quindi. E Alta Terra vuol dire che hanno una relazione migliore con i Pokémon rispetto a Isui. Prof, tutto bene? La caposquadra Selina ha detto che quando Gravier avrebbe portato a termine le missioni, avremmo potuto installare un campo base qui. Oh, mi rendo conto che la decisione è stata presa da Mr. Damon e dal direttore, ma possiamo davvero aumentare il numero di campi base? La terra di Isui è stata creata dal Sommo Sinnoh perché i Pokémon l'abitassero. Se il vostro scopo è vivere pacificamente con loro, non vedo perché non possiate farlo. Tra l'altro, mi sembra che l'altissimo Weirdir abbia preso Gravier in simpatia. Grazie per l'aiuto. Riferirò la tua impresa al reggente del Team Diamante. Un giorno ti ringrazierò come si deve. Richiesta d'aiuto di Irisa. Fatta. Vivere pacificamente con i Pokémon. Per riuscirci dobbiamo prima completare il Pokédex e conoscerli meglio. La squadra edile non dovrebbe metterci molto da arrivare. Presto potremo installare il nostro campo base. Torniamo a casa, posso un secondo controllare? Ah, ok, no, campo base. Addirittura. Il campo base dell'Altura Gran Corno è dunque completato. Si chiamerà Base sull'Altura. D'ora in poi, uscendo dalla Villa Giubilo, potrai scegliere la base sull'Altura come punto di partenza per le tue ricerche. Ovviamente, come Monster Hunter. Ok. Più punti d'appoggio hai, più facile sarà condurre le tue ricerche. Allora, ci ritroviamo dalla tovaglia di Lino, come al solito. Ok, ha finito la missione in automatico. Ci sta, mi va bene. E adesso mi dà altri 1800 poche dollari e abbiamo completato il Pokédex di altre due Pokémon differenti, ovvero Bidoof e Distarly. Ah, sono al rango... Sono chiaramente al rango 2. Mr. Rampage, il solito, sei gentile. 3 porzioni abbondanti di mochi di patate, thanks. Di un po', Levan, hai sentito l'ultima? Stamani alcuni dei nostri sono partiti per vedere di placare quel Clivo Furioso e beh... Diciamo che la squadra medica ha avuto un bel da fare per metterli in sesto. Clivor? Ah, ho sentito che è stato colpito da un fulmine e ha perso del tutto il controllo. Well, se la situazione dovesse farsi critica, ci penserà la squadra di ricerca, è chiaro. Per chi affronta l'ignoto alla scoperta di Pokémon a volte nel mistero, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ma con Gravier dalla nostra non abbiamo nulla da temere. Capisco l'ottimismo, ma ho sentito dire che Clivor è persino più forte in un Pokémon Alpha. Appurare quanto sia forte, osservarlo e studiarlo è precisamente il nostro mestiere. E per affrontare siffatta impresa servono una mente lucida e un corpo pronto all'azione. In breve, occorre farsi una bella notte di sonno. Andiamo a dormire, capito? Il giorno dopo. Gravier, sei sveglia? Il capo vuole vederti! Intendo il direttore Saruman! Vai subito nel suo ufficio! È Saruman o Sauron?